simpatia qualcosa di più che un'amicizia? Oh, beh, sì, c'è stato qualche sguardo languido tra loro, ma... Lui le piaceva, Bill. Me l'ha detto lei. Interessante. Tutto qui, solo interessante. Ho passato molto tempo con entrambi quando erano più giovani. Era una donna notevole. E devo dire che trovo tutta questa faccenda piuttosto triste. Triste? Ti stai finalmente ammorbidendo, Bill. Claudia, Costantinopoli, che i turchi chiamano Istanbul, mi ha accolto come uno dei suoi figli. Gli assassini di qui, guidati da un affabile guerriero di nome Yusuf, sono assai fieri della loro città. Il luogo più vario e colorito che si possa immaginare. Ma è anche una città travagliata. Una fazione ribelle di templari bizantini lotta ancora per mantenere il potere. I loro recenti attacchi hanno ritardato la mia ricerca delle chiavi di Masyaf. Ma non durerà. Non appena ne sarò in grado, vedrò di trovare la vecchia stazione commerciale dei Polo, cercando indizi che mi avvicinino alle chiavi. Come c'è andata? Meglio che al nemico, abbiamo ripreso il covo. Abbiamo perso molti amici in questo scontro. Quanti morti per una piccola conquista. Tu hai una certa esperienza nell'arruolare nuovi assassini, giusto? Più che discreta. La gente di qui è stufa di questi attacchi dei Templari. Perché non fai ricorso al tuo fascino e ci trovi delle nuove reclute? Sì, ma in questo covo non è il caso di addestrarle. Non così presto. Mi sembra giusto. Parla con uno dei miei uomini a Galata quando hai finito. Può aiutarti ad addestrarle. Ho sentito che adesso tu... Ottimo! Siete un uomo compassionevole, Effendi. Potete aiutarmi? Non nego di aver rubato della frutta da un mercante, ma solo perché la fame ha avuto la meglio sulla mia onestà. Portatemi la chiave di queste catene e vi ripagherò 10 volte tanto. Aspettami qui. Per forza. Un tempo deferente principe e governatore di Trabzon è stato avvistato in quella regione. La porta perciò ha reso noto un avviso pubblico di cui si sconfiglia di farsi Dove tessono mantelli del genere? A Isfahan? Non lo vedo più.
Non esistono giustificazioni per simili avventatezze. Hai poi scoperto cos'è successo al vecchio comandante della milizia bizantina? Mio marito dice che era un pessimo amministratore, oltre a essere un uomo spregevole. Beh, immagino che qualsiasi cosa gli sia successa se la meritava, mi sbaglio? Naturalmente sono pochi i pellegrini che sanno leggere, e per un pubblico analfabeta un disegno vale più di 1000 righe incomprensibili. Complicata. Specialmente adesso che il mercante di spezie ha riaperto. Qualunque cosa ti serva è a portata di mano. Da quando abbiamo riaperto la locanda non abbiamo avuto un momento di pace. Magari fossimo stati così occupati quando c'erano i miliziani bizantini. Almeno avremmo potuto... È curioso. Voi mi umiliate, Effendi. Ripagherò il mercante che ho derubato e gli mostrerò la stessa gentilezza. Dopo esserti ripulito la coscienza, amico, unisciti alla nostra causa. Per essere un onesto uomo, bisogna avere un lavoro onesto. Ne sarei onorato. Grazie. Valida. Mentore, abbiamo un problema. Negli ultimi mesi sono scomparsi molti assassini e credo di sapere perché. Scomparsi? Intendi dire che sono stati uccisi? Temo di sì, ma non c'è tempo per spiegare. Nasconditi nel parco a ovest e attendi il mio arrivo. Lo vedrai tu stesso. Nuova cura a base di mercurio per il mal. Trazon è stato avvistato in quella regione. La porta perciò ha reso noto un avviso pubblico in cui si sconsiglia di recarsi a Kefe finché gli scopi del principe non saranno chiariti. Il nostro glorioso sultano desidera invitare... Aguzza i sensi. Qui c'è un pericolo che non comprendo ancora a fondo. Resta di guardia. Io darò un'occhiata in giro.
Ricorda a tutti i cittadini e ai visitatori di fare molta attenzione quando si cammina accanto a edifici pericolanti. Inoltre tieni a precisare che lo spiaccicamento dell'ambasciatore svedese è stato solo un terribile spiaccicamento. C'è qualcosa che non mi convince. Segui quell'uomo! La vostra... Solo un colpevole corre così veloce! Se solo un folle si ferma a combattere! Ferito il mio orgoglio e ora ho il cuore pesante. Quell'uomo si chiama Vali. Un tempo era un assassino. Ha molto talento e un conto da saldare. Mevet, finché non verrà fermato o ucciso, temo che nessuno di noi sarà al sicuro in città. E finché non finirai l'addestramento, non ti lascerò faccia a faccia con un individuo così letale. Pensiamo innanzitutto ad affinare le tue capacità. Ci sono danni? Non mi pare. I templari bizantini sono dei cattivi ospiti, ma come inquilini non sono male. Una volta conquistato un posto, lo conservano intatto. Perché intendono restarci. Esattamente. Bene, come promesso, se hai voglia di imparare a fabbricare bombe, posso insegnartelo. Non toccare. Una mossa sbagliata e boom, viene giù tutto l'edificio. Dici sul serio? Ah, che faccia che hai fatto! Ecco, ti faccio vedere. Le nostre bombe si compongono di tre parti. L'involucro, la polvere nera e l'ingrediente primario. Talvolta aggiungiamo qualcosa in più, per sfizio. Ma lo vedremo più tardi. Per ora, concentrati su questi elementi. Troverai molti ingredienti per le bombe, sparsi per tutta la città. Perciò, quando te ne vai in giro, tieni gli occhi aperti e il naso a terra. Mi terrà occupato. Grazie, Yusuf. Hai mai visto questo libro? No. È un diario? Sì. La crociata segreta di Niccolò Polo.
Il padre di Marco? Ce l'aveva addosso un templare a Masyaf. Accenna alle 5 chiavi della biblioteca di Altair. Nicolò le portò qui e le nascose. Ah, i templari lo sanno. Quindi è una corsa contro il tempo. Ne hanno già trovata una, sotto il Top KP. Voglio recuperarla e trovare le altre 4. E da dove inizierai? La vecchia stazione commerciale dei Polo. Gestivano un'attività in zona, no? Credo di sì. Parla con un uomo chiamato Piri Reis al Bazar. Può darti delle indicazioni. E insegnarti a fabbricare altre bombe, se sei interessato. Piri Reis, credo di aver veduto alcuni dei tuoi primi lavori. Reis? Ti manda Yusuf Tazim? Sembra una delle sue solite esagerazioni. Sì, ha detto che avresti potuto mostrarmi dov'era la stazione commerciale di Nicolò Polo. Ah, tu devi essere il fiorentino di cui tanto ha parlato. Enzo? Ezio. Ci sono andato vicino. Sì, la vecchia bottega dei Polo. È a ovest dell'Aia Sofia. Qui. Grazie. Yusuf ha detto anche che avrei dovuto parlare con te di alcune bombe speciali. Quell'uomo. Che chiacchierone. Evet, sono un navigatore della flotta del sultano. Ora in congedo per studiare cartografia. Ma durante il servizio ho sviluppato anche una passione per l'artiglieria e gli esplosivi. Ed è tornato comodo agli assassini. Ci ha dato un vantaggio. Ho molti tipi di bombe. Solo per gli assassini, certo. Letali, tattiche, diversive. E alcune con un involucro speciale. Tutto quello che vedi è in vendita. Ma devi dimostrarmi di sapere come usarlo. Sono ansioso di apprendere. Ebbene, nessuno te l'impedisce. Fammi sapere. Dimmi delle bombe a involucro speciale. Beh, ho delle sacche di resina adesiva. Mio zio Kemal aveva una passione per esse. Durante il conflitto di Bayezid con Venezia, era capitano della marina ottomana. Gli piacevano le bombe resinose perché si appiccicavano ovunque. Allo scafo delle navi, per esempio. Ho perso molti amici in quel conflitto. Come tutti noi, Ezio. Fu quello che mi fece diventare un assassino. Odio le frontiere che i nostri governanti hanno eretto fra i popoli. Lottiamo per far cessare la lotta. Un'amara ironia. Sarà sempre un'ironia, Evet. Ma forse un giorno non sarà così amara. Maneggiale con cura. Buongiorno, Meraba. Entrate, prego. Ah, scusate il disordine. Non ho avuto il tempo di sistemare da che sono tornata. Venite da Rodi, giusto? Sì, come lo sapete? Eravamo sulla stessa nave. Sono Ezio Auditore. Sofia Sartor. Ci conosciamo? Adesso sì. Posso dare un'occhiata? Prego. I libri migliori li trovate sul retro.
Mi fa piacere incontrare un altro italiano in questo distretto. Stanno quasi tutti nel quartiere veneziano e a Galata. Altrettanto. Pensavo che la guerra fra gli ottomani e Venezia avesse costretto alla fuga quasi tutti. Abitavo qui con i miei genitori quando ero fanciulla. La guerra ci ha allontanato, ma ho sempre saputo che sarei tornata. Trovato qualcosa di vostro interesse? Oh mio Dio, chi ce l'ha messa? Incredibile. Dove conduce? Perché non lo scopriamo? Voi chi siete, messere? Solo l'uomo più interessante della vostra vita. Che presuntuoso. A presto, Sofia. Tornerò tra un momento. Schifo! Hai idea da quanto stiamo esplorando questa fetida cisterna? Sono qui da qualche settimana. 13 mesi! Da quando il Gran Maestro ha trovato quella maledetta chiave. Ma non ha la più pallida idea di quello che fa. Sa soltanto che sono da qualche parte, in città. È una grande città, questa. Lo so! È quello che ho detto. Tornate ai vostri posti, idioti. Presto troveremo le chiavi. Occhi aperti, E guardate le porte, non i vostri piedi.
scenario, immagino. Altro mercenario slavo. Sono stufo di questo posto. Dico sul serio. 8 ore in questa lorduna. Da non credere. Thank you.
Petros, assicurati che abbiamo abbastanza fiaccole per lo scavo. Sono stufo di brancolare nel buio. Dannazione, questa storia non piacerà. I cadaveri del necessario.
scendi immediatamente! C'è qualcuno qui sotto con noi. Occhi aperti e mani pronte. Complimenti al sarto. Forse non è nulla.
La salute mentale. Ho visto qualcosa! Chiamate rinforzi! Questo è un attacco! Cos'è stato? Vedete qualcosa? Salve, Ezio. Eccovi finalmente. Che avete trovato? Qualcosa che potrebbe interessarvi. Mio Dio, che meraviglia! E questa è la mia bottega. Osservate i margini. Che strani simboli. E questi sono titoli di libri. Libri rari. Alcuni di questi non si vedono da più di 1000 anni. Niccolò Polo nascose questi libri per la città. Questa mappa dovrebbe dirci dove. Iniziate a intrigarmi, vagamente. A quanto vedo, devo prima trovare questi 3 libri. Potrebbero contenere indizi per localizzare gli altri. Molto curiosa.
Un'altra è stata trovata sotto il palazzo Top Capi, ma c'è ancora tempo per raggiungere le altre. Trovata da chi? Uomini che non leggono. Sofia, potete decifrare la mappa e aiutarmi a trovare quei libri? Me li presterete quando avrete finito? Troveremo un accomodamento.